Domenico Cerenza, quarto tempo mondiale, quinto tempo time in Italia, tutta sta roba, insomma la cura Morini funziona alla grande. Beh sì, io da gennaio mi sono trasferito a Ostia, i risultati sono già visti già in questa gara. Inaspettato, prima con il Moro, prima di partire, il Moro mi fa: mi raccomando, abbiamo tutti 3,50. Ho esagerato, però volevo farlo e l'ho fatto. Sono contento, sono super felice. Insomma, se basta dirti andiamo sotto un certo e tu ci vai, credo che la prossima volta si terrà più basso. No, vabbè, insomma, tu sei abituato a vedere i tuoi compagni ormai di allenamento gioire, venire qua a fare le interviste, così. Adesso ci sei tu. Sì, che sensazione è? La sensazione è bellissima perché, diciamo, è il giorno che sogno da quando avevo 6 anni. Ho lavorato 15 anni per arrivare qui e finalmente è arrivato anche per me questo momento. E quindi lo voglio dedicare alla mia famiglia, ai miei genitori, mio fratello, mia sorella, ai miei nonni, ai miei nipotini, alla mia ragazza, a tutti quanti, tutte le persone che mi sono state vicine nei momenti più difficili della mia carriera. Quindi questo è il ringraziamento. Qual è il tuo segreto? Il mio segreto è allenarmi forte. Sempre da gennaio ho la fortuna di allenarmi con due campioni del mondo che per me sono, e per me è un grandissimo onore allenarmi con loro, e ogni giorno è una gara. Quindi diciamo, i frutti sono questi. Che significa essere agli europei? Non lo so, ancora non ho realizzato nulla. Forse tra qualche ora realizzerò, però sono molto contento. Era l'obiettivo, eravamo di qua per qualificarmi per l'anno. Sono qualificato e ora si affrontano queste altre gare con più tranquillità e più serenità. Un pregio e un difetto. Un pregio e un difetto. Il mio pregio è che sono determinatissimo. Il mio difetto è forse sono troppo testardo. Quindi se decido di fare una cosa la faccio e basta. Non so se si può chiamare difetto, però. Vai a dire che sei napoletano, sei lucano di? Io sono lucano e sono di Sasso di Castalla, un paesino di 800 abitanti. Quindi adesso un campione. Suonano le campane oggi. Spero che lo sappiano tutti, guarda. Sono contentissimo e sono orgoglioso di essere sassese. Ma ti è cambiato qualcosa? Gli allenamenti sono molto più veloci, ma era diciamo la base degli allenamenti che facevo già a Napoli. Grosso modo è cambiato solo che mi alleno con due campioni olimpici, un campione mondiale, cioè è qualcosa davvero di strepitoso allenarsi con loro.